Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Cerchiara, ci conosciamo e questo è probabilmente uno degli ultimi appuntamenti perché comincia l'estate, è già cominciata, e ci sono le vacanze, comincia agosto e non lo so se ci potremmo rivederci ancora. Io vorrei tornare comunque sull'argomento della responsabilità dei politici e in particolare del fatto, sempre che riguarda il fatto che riguarda la migrazione. Non è possibile che tutti i paesi del mondo non vogliono le migrazioni e c'è un solo paese che vuole accogliere. I politici C'è italiani. stato, scusami se ti interrompo, c'è stata un'importantissima dichiarazione del generale emerito Carlo Jean l'altro ieri a TG24, TGcom 24, che è molto seguita, in cui Carlo Jean ha detto testualmente, quindi noi calcoliamo che Carlo Jean, che è in pensione, però è un emerito generale, è uno dei più noti generali italiani, esperti di geopolitica, ha detto testualmente, il governo italiano deve smettere di obbedire alle strategie politiche del governo del Vaticano. Io a queste cose, io quello vorrei, perché il discorso mio è sempre centrato su questioni di carattere giuridico, ma è possibile che questi politici italiani non riescano a comprendere che hanno una responsabilità, che hanno un mandato elettorale, una responsabilità giuridica, costituzionale e morale nei confronti dei cittadini italiani? Cioè, se praticamente io accolgo un emigrato, ripeto, lo aiuto, è un fatto positivo, io sono un cristiano, ne accolgo 2, 3, 100, 1000, 10.000, fa bene, ma come è stato detto più volte in televisione, anche da esponenti di qualsivoglia colore, non si può accogliere un intero continente, Alza leggermente la voce. non si può accogliere un intero continente, perché qui si distorce l'elemento sociale ed economico di un paese, di una nazione. È possibile che i nostri politici non comprendano che quando sono talmente tanti gli emigrati, questi fanno danno al lavoro, all'economia, all'immagine, Ai rapporti sociali tra di loro, dei ma a cittadini. tutto, all'industria, fanno male a tutto perché si scardina continuamente, completamente il rapporto sociale che è dato da un determinato numero di individui che stanno in una nazione e praticamente uno Stato che governa questi individui e questo praticamente non si verifica più così. Quindi voi sapete che io sono lettore del New Scientist, la mia rivista scientifica, c'è stato un articolo della scorsa primavera che ha affrontato l'immigrazione solo sotto l'aspetto positivo, mi sono permesso di scrivere già 2 volte, loro hanno accettato la lettera, adesso vedremo se la pubblicheranno. E ho scritto in inglese e ho spiegato che c'è una studiosa di, non mi ricordo di quale praticamente università americana, che ha detto che praticamente l'emigrazione di massa, come quella che sta avvenendo oggi, è praticamente gestita da alcune istituzioni, che noi sappiamo benissimo sono le istituzioni finanziarie, e mira a scardinare la realtà geopolitica, sociale, lavorativa di un popolo. È un'arma di distruzione di massa. Quindi io sono voluto ritornare su questo argomento perché? Perché c'è un fatto giuridico. Io lo voglio dire in questa maniera, quando io dico che il politico italiano deve avere un equilibrio, è perché questo è sancito dal nostro ordinamento. E la Corte Costituzionale più volte ha indicato, siccome noi sappiamo nella nostra storia giuridica, che la Costituzione contiene dei principi e spesso questi principi, diciamo, conciliano tra di loro, sono armonici, ma certe volte sono in conflitto e il giudice, la Corte Costituzionale ha dovuto scegliere a quale principio dare ragione. Ecco, bisogna ricavare da questo principio che si chiama il bilanciamento degli interessi costituzionali la maniera con la quale i politici italiani devono comportarsi per quanto all'emigrazione, perché se ripeto, se sono 100 è un fatto cristiano accoglierli e aiutare, bisogna aiutare più che sia possibile, ma certamente
Oh, guarda, che te devo dire, perché tu non vuoi che io ti parli di queste cose, ma io lo devo dire, che l'altro ieri ho letto un articolo su Panorama, non su un giornaletto di contestazione, dove si attesta in maniera molto chiara che i preti, i parroci non hanno mai accolto nessuno. Quindi i parroci sono i primi a disobbedire, in teoria, alle disposizioni del gesuita vestito di bianco. Vabbè, questo sarà vero, io non lo so, io sono molto cristiano, quindi diciamo, questi argomenti, io ho questo atteggiamento di carattere giuridico e insisto, questo principio del bilanciamento degli interessi, ma quando l'accoglimento produce un danno alla collettività, allo Stato italiano, al suo assetto economico, sociale, politico, a favore di alcuni gruppi sociali e politici, no, nonché religiosi, se mi permetti, perché qui sono le cooperative che lucrano. È venuto fuori, ovviamente, con il processo a questi quattro delinquenti che governano Roma e continuano a governare Roma, no, perché sono loro il sottofondo di tutto il giro di soldi, che a noi ci fanno mancare gli autobus, però loro lucravano sul giro dei migrantes, no? Che li schiaffavano da una parte sì, dall'altra. Sì, perché poi questo succede, che il cittadino italiano, il pensionato, il bambino italiano, insomma, l'imprenditore italiano, il lavoratore italiano non può essere tutelato sufficientemente, perché devono essere tutelati tantissime altre persone, un numero imprecisato, assurdo, enorme, incontrollato. Non è possibile questo. Quindi, allora, torniamo al principio giuridico, principio del bilanciamento degli interessi, a seconda delle circostanze storiche, di fatto, a seconda degli eventi, il giudice in quel caso decide qual è il principio che deve essere, diciamo, privilegiato, rispettato. E in questo caso è possibile che il politico italiano, possibile che questo partito, il PD, non abbia nel suo seno una persona che evidentemente non ce l'ha, che è talmente chiaro. Perché praticamente come si può pensare di accettare così? Bisogna accettare mentre c'è un altro principio, che è quello che uno deve garantire al massimo che il nostro paese praticamente prosperi, sia sano, sia condotto, la gestione della cosa pubblica sia condotta bene. Ma Gesù Cristo stesso si riferisce al prossimo, mica si riferisce a chissà chi. Oh, ama il prossimo tuo, non può essere diversamente, perché che chiami genericamente? Ma quello della Chiesa, lui però lo dice a livello individuale. Beh, non lo dice a livello politico collettivo come fanno i nostri. Ma io mi riferisco a questi cristianucci qui, in ogni caso. Io questo argomento finisco con l'argomento che dico, quindi a secondo della situazione di fatto, degli eventi, dello stato storico in cui si trova, quel principio viene. Possibile che i nostri politici non riescono a capire che il principio di salvaguardare la nostra nazione e i nostri cittadini e il nostro assetto generale, nazionale, è più importante di accogliere un immigrato? Perché? Allora, se è più importante, si chiudono i porti. Se non si fa tutto questo e si continua con atteggiamenti... Qui c'è da dire una cosa, non vuoi applicare il bilanciamento degli interessi, però se non lo fai, allora e privilegi soltanto quel principio lì, allora tu sei mancante a livello di tradimento rispetto allo Stato italiano e al cittadino italiano e alla Costituzione italiana, e questo bisogna dirlo. E io concludo così, con questo argomento, ci ritorneremo, perché poi l'articolo mio, cioè la lettera mia al New Scientist, vedremo poi che fine farà. Allora, tu avevi messo in evidenza una testata di un giornale, avevi qualcosa da dire su quello? Sì, voglio dire questo. Dillo, già che ci sei. Sì, già che ci sono, voglio dire questo. Vogliamo finalmente affrontare noi politici, perché io non sono politico, noi praticamente pensatori, noi osservatori, quello che vogliamo essere, noi persone che non siamo nella politica e non ce ne intendiamo, ma vogliamo anche affrontare il tema di come va accolta la comunità europea, perché ci hanno insegnato gli altri paesi che si può accogliere nei principi generali, ma nello stesso tempo si possono fare i propri interessi personali come nazione. Questo sono riuscite a fare le altre nazioni, l'Italia no. Possibile che questi politici italiani sappiano soltanto pensare e dire che
ci deve essere una, deve essere l'Europa che deve intervenire, ci deve essere una decisione comune. No, è profondamente sbagliato. Ci deve essere prima una decisione che riguarda il nostro Stato, la nostra nazione, il nostro assetto politico, istituzionale, costituzionale, lavorativo, industriale e via discorrendo, professionale. E poi ci si confronta con l'Europa e si cerca di armonizzare. Invece no. Adesso gli altri stati che cosa ci stanno insegnando? Qualcosa che è evidente, che è talmente evidente, che capirebbe anche un bambino, che lo Stato nazionale è l'unico ente che può garantire non solo, diciamo, di perseguire gli interessi dei cittadini di quello Stato, ma di perseguire anche quegli interessi di carattere generale che consentono un'armonizzazione nella politica mondiale, sociale, lavorativa di tutto il mondo. Perché questi enti che non sono nazionali non fanno altro che perseguire gli interessi di pochi, a danno degli interessi dei lavoratori di qualsiasi nazione, dei lavoratori, degli imprenditori, dei professionisti, di tutti quelli che agiscono nell'economia reale, perché loro hanno la loro economia, hanno l'economia finanziaria, che non si accontenta di governare il mondo, soffoca quella nazionale, la vuole distruggere. Quindi che cosa fa la Gran Bretagna? Se ne va dalla comunità europea, perché capisce che gestisce meglio così. Che cosa fa il presidente degli Stati Uniti? Praticamente ha una politica di carattere nazionale. Perché? Perché protegge la propria nazione. Che cosa fa Macron, che ha preso quattro decisioni che sono schiaffi all'Italia? Protegge la politica nazionale. E i nostri politici che cosa aspettano a proteggere l'Italia? Aspettano l'ok del Papa, te lo dico io. Ma io il Papa non lo metterei per niente nel come... Ci sono le istituzioni finanziarie, sì, che aspettano che sono succubi della gestione di alcune istituzioni sovranazionali non controllate, che non conosciamo, perché la comunità europea non è democratica. E questo è l'ente nel mondo che ha il più grave deficit di carattere democratico e morale. Non esiste qualcosa di peggio. Persino le dittature, perché almeno fanno il loro percorso, si sa che è una dittatura, no? La comunità europea passa come democratica e non lo è. Quindi concludiamo questo discorso, perché c'era pure questo articolo della Repubblica che dice, fai un commento se vuoi, il ritorno all'interesse nazionale. Forse ci sarebbe da capirlo questo interesse nazionale, se gli altri lo perseguono. Dopo che Macron che si è appropriato di quasi tutto, adesso quelli di Repubblica, che sono stati quelli che sempre hanno intinto il dito nella a favore della comunità europea, a favore della comunità, perché sono pagati da loro signori eccetera, adesso tirano fuori queste cose perché si sono resi conto finalmente che il popolo italiano è cominciato a rompersi i coglioni. Questa è la realtà. E poi gli schiaffi di Macron continuativi nei nostri confronti erano evidenti, quindi quelli che si sono rallegrati dell'elezione di Macron dovrebbero sapere che se fosse stata eletta la concorrente di Macron, queste cose non ci sarebbero state fatte. Magari in questa... Per una vecchia tradizione di rapporti di altro magari tipo di carattere politico. Magari avrebbe fatto altre cose, però. Senti, io prima di concludere, se tu hai già concluso, vorrei leggere una cosa. Io voglio salutare a tutti e voglio augurare buon'estate a tutti. Vabbè. Ne abbiamo tutti bisogno di passare. Su un numero recente del quotidiano. Allora vieni qui. No, lo leggo di qui. Su un numero recente del quotidiano La Verità, cioè quello del 19 luglio, c'è un articolo interessante di Adriano Scianca, di presentazione di un suo libro scritto in merito, intitolata La dittatura dolce della madre del nulla che ci vuole tutti neutri e sottomessi. Ora, siccome questo è un articolo importantissimo, ne leggo solo le conclusioni, perché mi fa piacere che ci sia stato uno giornalista e uno scrittore che ha scritto un libro, questo qui, che si chiama Scianca di cognome, e la conclusione è veramente molto importante. C'è una tendenza di carattere generale che è oppressiva e concomitante con le operazioni di oppressione di carattere economico-finanziario e l'invasione delle popolazioni africane.
Nessuna vittoria. L'attuale pensiero dominante, attenzione che è molto importante, tu ti chiedevi su che cosa si basano e che cosa pensano i parlamentari italiani del PD, sono succubi dell'attuale pensiero dominante e io te lo leggo. Sì, pensiero dominante. L'attuale pensiero dominante non certifica alcuna vittoria delle donne, ma solo il ricentramento di una civiltà su un asse spirituale opposto a quello iscritto nella sua memoria ancestrale. Tutto ciò è ben visibile in vari tratti caratteristici del mondo che ci circonda: la retorica dei diritti e della dignità, il predominio del desiderio sul dovere, la demonia consumistica, il rifiuto di ogni idea di rischio personale e coraggio fisico, la diffidenza verso il pensiero critico, il rigetto di ogni vero stile, la diffusione di un cinismo piccolo borghese che irride ogni scelta di principio, l'empatia soffusa, la dittatura delle emozioni e dell'emotività, la fissazione per una falsa idea di inferiorità, il dovere di esternare, comunicare, apparire, tirar fuori quello che si ha dentro, l'egocentrismo, il narcisismo, l'economicismo, il perdurare eterno di caratteristiche bambinesche, il rifiuto della responsabilità, l'incomprensione del simbolico e del sacro, l'animalismo, il veganismo, il salutismo, il pacifismo, l'isteria linguistica del politicamente corretto, la supremazia del discorso sulla decisione, la perdita del senso del limite, dei confini, delle differenze e delle distinzioni. Ecco, però siccome è veramente articolato questo, è approfondito, evidentemente l'autore è riuscito a fare un grande lavoro di approfondimento. Esatto. Sarebbe il caso di poterne affrontare uno per uno queste ma certamente, o tu lo vuoi fare, se vuoi io ti lascio. Non adesso. No, vabbè. Io comunque l'ho voluto leggere perché è troppo importante. No, veramente, perché c'è alcune cose che direi che da tutto quello che mi colpisce, che quello che mi sembra più bello, è praticamente la soffocazione di ogni spirito critico. Certamente. Perché praticamente la persona che dice una cosa semplice, annegato nella melassa del convenzionalismo femministico. Capì? Perché femministico? È non femminile, femministico. Il femminismo è un'ideologia che nulla a che fare con la femmina. Vabbè, poi quello che ne... Allora, dichiariamo a tutti una buona estate. Di nuovo, di cuore. Sia lode al grande Dio Priapo.